ben ritrovati a tutti gli amici di nonsolo.tv. Ben ritrovati nello spazio dedicato alle serie TV. Per anticiparvi i titoli in uscita nel mese di settembre in Italia. Una sorta di promemoria in sostanza per tutti i serializzati. Questo è il mio studio, io sono lo spacciatore seriale e potete trovarmi anche sul canale YouTube, sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram, sempre e soltanto come spacciatore seriale. Adesso passiamo ai fatti, alla sostanza e facciamo partire questa carrellata di titoli in uscita a settembre. City on a Hill con Kevin Bacon, una stagione 10 episodi, in Italia in onda su Sky Atlantic, un crime drama ambientata a Boston nella prima metà degli anni 90, in cui ci furono molti crimini violenti appoggiati dalle forze dell'ordine. The Hot Zone, una stagione 6 episodi. In Italia in onda su National Geographic, una serie drammatica sulla terrificante diffusione del virus Ebola. Animal Kingdom, quarta stagione. In Italia in onda su Premium Crime, una serie drammatica su una famiglia dallo stile di vita eccessivo dedita alle attività criminali, guidata dalla matriarca Smurf. Roswell, New Mexico, prima stagione, in Italia in onda su Premium Stories, un teen drama di fantascienza ispirata alla serie di romanzi per ragazzi Roswell High, prequel della precedente serie Roswell. Elite, seconda stagione, in Italia in onda su Netflix, un teen drama thriller che segue la vita di tre giovani di umili origini. Si tratta di Samuel, Nadia e Christian, che hanno ricevuto una borsa di studio per frequentare un prestigioso istituto spagnolo. Unbelievable, una miniserie, in Italia in onda su Netflix, un dramma ispirato a fatti realmente accaduti, che racconta della denuncia di un adolescente per stupro che con il passare del tempo si attira su di sé i dubbi delle persone più vicine a lei. And On, prima stagione, in Italia in onda su Amazon Prime Video, una serie in animazione per adulti che ci racconta di Alma. Dopo essersi imbattuta in un incidente d'auto quasi fatale, Alma scopre di avere una nuova relazione con il tempo e usa questa capacità per scoprire la verità sulla morte di suo padre. Yellowstone con Kevin Costner, prima stagione. In Italia in onda su Sky Atlantic, una serie western drammatica che segue le vicende della famiglia Dudson, proprietaria di un ranch nel Montana. Disincanto, seconda stagione. In Italia in onda su Netflix, una serie animata ideata da Matt Groening, già creatore dei Simpson. La storia di Bean, una principessa anticonvenzionale che prova un forte desiderio di libertà e trasgressione, insieme al compagno elfo e al suo demone personale. Criminal con David Tennant, prima stagione, in Italia in onda su Netflix, una serie antologica di genere crime drama che si incentra sul conflitto psicologico tra l'ufficiale di polizia e il sospettato sotto interrogatorio e che per questo porta in scena le classiche dinamiche di inseguimento tra gatto e topo. The Politician, prodotta da Ryan Murphy con Gwyneth Paltrow e Jessica Lange. Prima stagione, in Italia in onda su Netflix, commedia su un ricco uomo di Santa Barbara con aspirazioni politiche. Euphoria, prima stagione, in Italia in onda su Sky Atlantic. Teen drama che racconta le vicende di Rue Bennett e di un gruppo di liceali alle prime armi con droga, sesso, identità
traumi, amore e amicizia. Siamo quindi arrivati alla fine di questa carrellata, questo mese di settembre pieno di titoli interessanti. Io vi do appuntamento alla prossima qui sullo spazio di nonsolo.tv, quindi saluto tutti gli amici di nonsolo.tv e se volete, come ho detto all'inizio, potete trovarmi anche sul canale YouTube, sulla pagina Facebook, sul profilo Instagram per tantissime altre cose come recensioni e video particolari, sempre con il nome Spacciatore Seriale. Ciao a tutti!